Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta. Siamo di nuovo con Tabletopia, vediamo se riesco a mettere a tutto schermo il tutto, così lo vediamo meglio. E vi voglio presentare oggi un altro gioco da tavolo che si chiama Praetor, o comunque il pretore. Ed è un gioco, come potete vedere, ambientato nell'antica Roma. E si può giocare da 2 a 5 giocatori. E la grafica è bella particolare, tutta un po' colorata. Vedete, qui ci sono le nostre tasselle per la città, qui ci sono invece le nostre tasselle per quanto riguarda la costruzione del muro e così via. Queste sono le aree dei giocatori e questa è dove si svilupperà la città. Però con calma, vediamo un po'. Allora, innanzitutto partiamo dalla fine, nel senso che come si fa a vincere in questo gioco? Si vince accattivandosi i favori di Adriano, sì, perché questo gioco è, diciamo, ambientato nel periodo dell'Impero Romano, quando c'è stato Adriano come imperatore, che come tutti sapete è stato molto pacifico, anzi ha cercato di costruire varie fortificazioni e mura intorno all'Impero Romano proprio per consolidare quello che era ed evitare invasioni di vari barbari da tutte le direzioni, insomma, da cui questi potevano arrivare. E non a caso, insomma, è famosissimo il vallo di Adriano in Scozia, cioè tra Scozia e Inghilterra. Comunque, ad ogni modo, ci hanno mandato noi con altri ingegneri, che dir si voglia, proprio a costruire questa città che è ancora allo stato embrionale e a costruire un muro. E l'idea è che costruendo la città, costruendo le mura e così via, e poi a fine gioco, per ogni 10 monete ed altri motivi, insomma, si guadagnano quelli che sono i punti favore e chi ha più punti praticamente vince. In questa partita, nel particolare, è una partita a due giocatori, abbiamo il giocatore giallo e il giocatore blu. Si decide chi è il primo giocatore, o comunque il regolamento dice chi è stato per ultimo a Roma ha 10 favori di partenza e poi in maniera diciamo contrario cominciano ad averne 9, 8, 7 e così via, fino a 6, immagino, perché sono 5. Dopodiché il turno primo giocatore funziona al contrario. Chi ha meno favori è il primo giocatore, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, poi il quinto, vedendo come sono in ordine di favori dal quello più piccolo a quello più grande. E questa difatti è una prima fase che nel regolamento ci dice. E ci dice pure che dobbiamo prendere una, come dice, una plancia, che in verità è a due lati, può avere un lato A e un lato B è per gli esperti e i vari lati B sono tra loro differenti, invece tutti i lati A, che per, diciamo, per chi comincia alle prime armi, sono tutti identici tra loro. Vediamo un po' come si compone questa scheda. Nella scheda abbiamo quelli che si chiamano i villagers, o comunque in italiano villani o cittadini o paesani, insomma, come meglio volete, che ad un certo punto, con delle azioni particolari che potremmo fare nella città, possono essere tramutati in novizi che devono quindi fare una sorta di preparazione in due step e poi diventano dei lavoratori veri e propri. Dei lavoratori con esperienza di tipo 1 e poi pian piano facendo delle azioni aumentano l'esperienza quando arrivano all'esperienza massima, perché come vedete i lavoratori sono raffigurati con dei dati che è 6, questi vanno in pensione e quindi passano da quest'altra parte. Una cosa da sapere è che se durante la prima era qualcuno si ritira e va in pensione, si accumulano 12 punti di favore. Se invece succede durante la seconda era, se ne accumulano 8. Le ere le possiamo vedere qui. In questo momento siamo nella prima, poi man mano che costruiamo la città uscirà 2 qui, perché praticamente il mazzo è sì mescolato ma diviso per ere, quindi abbiamo la prima era qui, poi a un certo punto finirà e ci sarà la seconda. Quindi se la gente si ritira nella seconda fase, i punti saranno solo 8. Poi qui c'è le quote del mercato, ci dice, e queste sono le varie merci che abbiamo, dalla meno, diciamo, preziosa alla più preziosa, e sono il legno, la pietra, il marmo e le armi, che valgono rispettivamente 2 monete, 3, 4 e 6. Qui sopra invece c'è praticamente un tracciato per quanto riguarda il morale dei cittadini. E partiamo da zero e per vari motivi può aumentare o può diminuire. Diciamo diminuisce in una delle fasi quando dovete pagare gli stipendi, se non potete, diminuisce di una casella ogni moneta d'oro che non avete da pagare. Se arrivate nel punto inferiore e non potete altro, perdete 5 punti favore. Quindi, insomma,
conviene farlo, e comunque poi ci vedremo, ci sono alcune cose nelle città che permettono di migliorare invece il morale, di solito pagando soldi o comunque in altri modi a seconda della casella per l'appunto. Quindi come vedete lui ci ha messo qui sulla mappa 5 dadi che sono i nostri 5 paesani, sono tutti posizionati ad uno. Poi abbiamo 3 lavoratori che sono lavoratori attivi che quindi potremmo usare all'interno della nostra città, che hanno esperienza 1, 2 e 3, e queste sono le risorse con cui cominciamo: un'arma, 2 marmi, 3 pietre e 4 legni, e poi 10 monete, perché questa grigia insomma vale 5 e quella d'oro vale 1. E in verità nel gioco da tavolo questa moneta è anche un po' più grande, però comunque lo sapete, quella grigia 5, quella gialla 1. Questi sono dei marcatori, ne abbiamo alcuni, ci servono per poterli mettere proprio sopra i vari pezzi di città che pian piano andremo a conquistare. All'inizio il gioco si setta così, ci sono tante miniere, quanti giocatori ci sono in gioco. In questo momento questo è un setup per 2, quindi ce ne sono 2, e vedete c'è un disco giallo qui che vuol dire che questa è la miniera del giocatore giallo, lo vedete qua. Praticamente se ci posizionate sopra un lavoratore quando è il vostro turno guadagnerete tante monete quanta è l'esperienza di quel giocatore. Poi di solito queste caselle che sono di un particolare giocatore vanno attivate se invece non è vostra, pagando questo all'altro giocatore, in questo caso una moneta. Queste invece centrali sono monete speciali, questa serve, può essere attivata da un lavoratore e serve per praticamente dire a un villagers di prepararsi e diventare un novizio, quindi fa un passo qui. Poi questa invece è l'outpost imperiale, insomma dove possiamo andarci a prendere gli ordini del nostro caro Adriano per quanto riguarda i muri, e queste sono le caselle dei muri. Questa è la prima del primo turno che è stata pescata dal gioco in automatico, che se paghiamo alla banca, quindi vabbè ad Adriano, un marmo e un'arma, otteniamo 6 punti vittoria o 6 punti favore, e di fatto poi dopo che la costruite la mettete davanti a voi, vi dà un più 3, quindi la prossima che costruite vi darà i punti che dice qua più tutte le caselle che avete voi all'interno del vostro muro. Vedete ce ne sono 13 e una 14, e ad ogni fine diciamo round dei giocatori il muro viene scartato e se ne pesca un altro, quindi o viene costruito o viene scartato, quindi vuol dire che il gioco dura al massimo 14 turni, o questo può succedere anche nel momento in cui questo deck è vuoto. Quindi che succede? Quando non ci sono più carte per rimpinguare la scelta delle carte da usare per costruire la città, o quando non ci sono più pezzi di muro, praticamente parte l'ultimo turno. Allora, vediamo un turno come si svolge. Abbiamo detto che il turno si svolge in 3 fasi, in sostanza. Qui dice 4 perché vabbè ce n'è una per il punteggio finale, che praticamente è una fase diciamo eccezionale. Comunque all'inizio la prima cosa che fa si determina chi è il primo giocatore, come abbiamo detto, da chi ha meno punti a chi ne ha di più, quindi lì sul tabellone si mettono in ordine crescente di punteggio. Poi abbiamo la fase dell'azione. Nella fase dell'azione praticamente a turno nei giocatori si possono fare varie cose, e questo lo si fa usando i lavoratori per l'appunto. Quando non ne avete più dovete far passo. Comunque un'azione possibile è quella di usare un lavoratore attivo, quindi uno di quelli che sta nella parte destra della vostra plancia dove sono le caselle blu, per costruire all'interno della città, oppure attivare un diciamo proprio una casella della città con un lavoratore attivo, oppure delle caselle speciali dove non servono dei lavoratori. E questa è diciamo un'azione che potete fare, e questa la si fa a turno fin quando tutti non finiscono i lavoratori o fin quando tutti non hanno passato, perché è anche possibile non fare nessuna azione e passare anche se è sconsigliato. Dopo che si è fatto tutto questo giro si ha la fase di update della città, dove praticamente si fa il refill delle caselle, quindi si rimettono quelle che mancano, se sono state costruite 2 si mettono le altre 2. Poi praticamente si rimuove il muro se è ancora disponibile e se ne mette un altro, e
controlliamo se è partito l'ultimo turno. E vi ripeto, questo succede se praticamente il mazzo di caselle per la città o quelle per il muro è terminato, praticamente parte l'ultimo turno. E poi nell'ultimo turno si vanno a fare i conteggi per i punti. Sì, fanno i punti per quanto riguarda tutti i lavoratori attivi e tutti i novizi, praticamente sommando la loro esperienza che va da 1 a 6 perché sono dati. Dopodiché si sommano i valori di favore per il morale, che sono questi numeri che stanno qua su, e alla fine si scambiano tutte le proprie risorse usando questa tabella fino a quando a convertirle tutte in oro, e poi praticamente si fa il conto di un punto per ogni praticamente 10 oro, e chi ha più punti vince. Poi ci sono delle regole per verificare chi ha vinto in caso di pareggio e bla bla bla, come al solito. Comunque vediamo un po' le varie caselle che esistono. La miniera, queste praticamente sono tutte caselle che danno risorse, quindi voi mettete un lavoratore qua, se è di un altro giocatore lo pagate una moneta e ottenete tante di queste risorse quanta esperienza del vostro giocatore. Questa invece in particolare vi permette di scambiare legno per armi, però massimo quanta esperienza avete o comunque quanto legno disponibile avete, quindi insomma c'è da tenere a mente questo, visto che è uno scambio alla pari tra quello che voi avete e quello che volete in cambio. Poi vabbè, ci sono altre caselle come il Tempio Maya che vi permettono di guadagnare 2 di favore per ogni lavoratore attivo, 1 di favore per ogni casella in vostro controllo, e così via. Insomma, si guadagnano risorse, si guadagna morale, si può fare altro e via discorrendo. Quindi bisogna vederlo di volta in volta. Quindi praticamente vediamo un po', il primo giocatore è quello azzurro, e adesso lui può fare di fatto 3 azioni. Uno sceglie una di queste 3 caselle e la costruisce, oppure prende questa praticamente e la costruisce, oppure ancora si può mettere su una di queste caselle già presenti all'interno della città. Ci sono queste speciali, vedete, così dice piazza un lavoratore e bla 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 e così via. E questa è un'azione che il blu potrebbe fare. Diciamo che in questo momento questa per 6 punti non è tanto difficile da costruire, quindi potrebbe essere, perché all'inizio partite proprio con un'arma, quindi magari si potrebbe proprio decidere di costruire questa pagando alla cassa per l'appunto un'arma e un marmo e ottenere 6 punti vittoria. Quindi stavamo a 9 più 6, passare a 15. Dopodiché si può tranquillamente girarla e la prossima volta che si costruisce un altro pezzo di muro si ha un più 3. Adesso tocca al nostro giocatore giallo, che anche lui può vedere il da farsi. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Allora, potrebbe costruire questa pagando un legno, 2 pietre ed un marmo, e questa non è male, perché se non sbaglio vi dà un morale per ogni 2 caselle che controllate, però arrotondate per difetto, e non è malvagia come cosa. Vediamo la prossima che cosa fa. Questa vi permette di utilizzare un lavoratore che è già in pensione, e questa qui vi permette di scambiare legno con le armi. Non male, tutte veramente buone cose. Il morale non è male, il lavoratore nemmeno è male. Però queste 2 qua, diciamo, danno 3 monete. Probabilmente credo che la più valida sia questa, quindi magari vediamo se possiamo costruirla. Ci vuole un legno, 2 pietre e un marmo. Adesso sono il giallo, quindi ho un legno, 2 pietre e un marmo, quindi la posso costruire. Prendiamo sta roba, la spostiamo qui in una cassa. Dopodiché devo prendere un lavoratore e ce lo devo mettere su. Posso decidere qualsiasi dei 3 che ho attivo, però se poi ho intenzione, che so, di prendere dell'oro e così via, magari conviene usare dei lavoratori con più alta esperienza lì, perché prendo le risorse in base a quanta roba hanno. Poi quando sono 5 devo stare attento, perché magari poi si ritirano. Comunque, vediamo un po'. Vediamo questa dove può essere costruita, perché adesso questa mi darà 3 punti favore più altri punti favore in base a come la costruisco. Per esempio, se la metto qua, mi dà un punto favore perché praticamente c'è in
questo intorno un'altra casella, un altro angoletto dello stesso colore. Qui invece non c'è nulla, però posso anche ruotarla se voglio, tipo se la metto così, ottengo in questo caso un punto qua e due punti qui, tre. Però potrei vedere la stessa cosa, non so, verde e blu non posso farlo perché sono in angoli diversi, blu e rosso posso farlo e probabilmente è la combinazione migliore che posso fare, cioè più di 4 punti adesso che sono tutte in linea non posso. Quindi se io la metto qua mi dà altri 4 punti favore, vedete, perché 1, 2, 3 e 4 e 3 che me li dava di default e ci metto su magari un lavoratore da 1. Quindi 4 e 3, 7, faccio 7 punti, ero a 10, passo a 17 e adesso ritocca al giocatore blu. Quindi il giocatore blu adesso può decidere di, volendo anche attivare questa, ma non serve a nulla perché non ci sono comunque, come dire, non c'è gente in pensione. E vediamo un po' lui che cosa può fare. Potrebbe costruire questa, che gli dà questa cosa di poter modificare il legno in armi, che è molto costoso, o questa per il morale. Diciamo che questa è molto... Ah, un'altra cosa che dovevo fare, mettere un marcatore giallo qui, da qualche parte, insomma, su sta casella, per ricordarci che questa è stata costruita dal giallo. Poi, vediamo un po' dove lo mettiamo questo. Verde e viola, quindi se così, viola e viola, verde e viola. No, sopra. Ok, la posso mettere per esempio qua. No? E mi dà 1, 2 e 3. Ed è il massimo di nuovo che posso fare. Magari se riesco a metterla non accavallata sarebbe meglio. Ecco qua. Quindi questa costa due monete, un legno e una pietra, giusto? Non un marmo. Quindi una e due monete, una pietra e un legno. Ok, quindi mettiamo tutto qui. Scegliamo un lavoratore, anche lui magari ci mettiamo il lavoratore di esperienza 1 e ci mettiamo sopra un token per dire ok, questa è la sua mossa. Adesso tocca all'altro giocatore, quindi si potrebbe costruire questa, che adesso ci vuole un legno, due pietre ed un marmo che lui non ha. L'altro ce l'ha, volendo potrebbe costruirla lui. Potrebbe... Scusate, io all'inizio del gioco ho fatto un erroraccio, che avrei dovuto mettere un lavoratore qua perché ho attivato la posta imperiale, ma mi sa che l'ho attivato col blu, scusate. Quindi all'inizio avrei dovuto mettere uno qua perché sono andato a costruire il muro, pardon. Ora tocca, diciamo, al giallo, quindi il giallo potrebbe andare al mercato e fare degli scambi volendo, però forse no, o potrebbe proprio attivare un nuovo lavoratore. Perché no? Diciamo così. Attiviamo un nuovo lavoratore, quindi prendiamo uno da qua e lo mettiamo qui. Dopodiché tocca all'azzurro di nuovo. L'azzurro potrebbe costruire questa, che non è male perché è un legno, due rocce e un marmo, prende 4 punti più altri, mo vediamo. Allora, viola e verde, verde e azzurro. Interessante, questo adesso ci fa fare 1, 2, 3, 4, 5 punti, più 4, 9, più un altro qua, 10 punti favore, e 14, 24. Poi ci mettiamo su un nostro cittadino, ci mettiamo su un token e siamo a posto. Dopodiché per il blu abbiamo finito, adesso tocca al giallo che ha 3, non può costruire più nulla, però potrebbe fare qualche altra azione, può andare al mercato e fare degli scambi o potrebbe tranquillamente mettersi qua sulla sua miniera e prendere 3 monete dalla banca. Allora, queste sono due, ne pigliamo un'altra, tre, andiamo avanti e ce le mettiamo qua. Quindi queste tre non hanno token, questo ce l'ha, questo ce l'ha, questo ce l'ha. Quindi
Prossima cosa da fare adesso è rivelare le prossime tre. Poi possiamo tranquillamente rivelare il prossimo. Questa ci vogliono due marmi e una moneta, due pietre e una moneta. Lui non può, lui può, quindi potrebbe continuare questa sfilza. E dopodiché dobbiamo riportarci a casa i nostri lavoratori. Allora, quando un lavoratore viene usato su praticamente per costruire una città o sulle caselle rosse, deve aumentare d'esperienza. Quindi questo mi diventa un 4. Quindi lo facciamo diventare un 4 e lo rimettiamo a casa. Dopodiché, questa verde invece non fa nulla, quindi ce lo riportiamo a casa così com'è. Questo rosso, questo ha costruito, quindi lui deve diventare un 2 e ce lo riportiamo a casa. Adesso tocca all'azzurro riprendersi le sue cose. Questa non gli fa nulla perché è per l'appunto una casella verde. Qua invece ha costruito e quindi mettiamo 4. E chi manca più? Manca questo, lo stesso ha costruito, diventa un 2, si porta praticamente il dado a casa. Fatto ciò, adesso c'è da pagare gli stipendi. Allora, tre monete da pagare, lui sono proprio le tre che si è preso prima al mercato, scusate, in miniera, e lui pure deve pagare tre monete e le dà. Aia. Mi dimentico che tocca prima schiacciare un'altra parte, se no con Shift aggiunge alla selezione. Vabbè, mettiamole là. Quindi abbiamo fatto la fase, diciamo, di clean up, di avanzamento. Abbiamo pagato i nostri salari e quindi adesso si va a decidere chi è il primo giocatore. Vedete, in questo momento il giallo è a 17 e l'altro è a 24. Quindi praticamente si scambiano di posto e si ricomincia da capo. Questo è sostanzialmente il gioco. Nulla di più, nulla di meno, è molto particolare, bisogna costruire per bene, bisogna fare favori e così via e vedere chi vince. E quindi, una volta presentato il gioco, adesso vorrei sapere chi di voi è interessato a giocare. Vediamo, si può giocare fino in 5 a questo gioco, però per essere tranquilli dovete installarvi Firefox o Internet Explorer, l'ultima versione, o Opera. Andare sul sito tabletopia.com, cioè join demo, e assicurarvi che uno dei tre giochi che stanno nella demo funzioni, perché dopo vi chiederà di installare un plugin di Unity, quindi insomma che avete quantomeno il computer pronto e magari vi pure consiglio di prendere un po' mano come si sposta la telecamera, come si setta e bla bla bla, come si spostano gli oggetti. Mi lasciate nei commenti che volete partecipare, poi verrete contattati in settimana, vediamo una sera, decidiamo quando vederci. Intorno alle 8:30, 9, e ci registriamo un bel episodio con questo gioco che non è proprio, diciamo, semplicissimo. C'è qualche regola in più. Vi lascio il link in descrizione del manuale se volete ve lo leggete. Non è lunghissimo il manuale, però penso che sia un bel gioco. Spero di aver scelto bene. Non c'è nulla in inglese sulle carte, purtroppo il manuale lo è, però insomma. Ve lo potete leggere con calma. Vi ringrazio ragazzi, come sempre, dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi e fatemi sapere se... cosa sto dicendo? Non lo so. Comunque, venite in tanti che ci divertiamo. Ciao ragazzi!